chiama, a voi soprattutto, ma benvenuti anche ai miei compagni d'avventura al web, Alessandro Polinori. Ciao Lisa. E il nostro saggio, il disegnatore, ciao, Valentino Lisa. Spadoni. Detto questo, oggi parliamo di cibo, di buonissimo cibo, di doni della natura. Parliamo di funghi e parliamo di asparagi. E chiediamo alle persone che ci seguono da casa, e in particolare ci trasferiamo in Sicilia, chiediamo loro se sono mai andati alla ricerca di funghi o di asparagi. Sentiamo cosa hanno risposto. Ciao Licia, ciao amici di Animali Animali. Bene, oggi mi trovo, pensate un po', in un convento del Seicento, chiamato dei Carmelitani Calzati, e dove ho trovato qui un laboratorio di antichi mestieri. Sono sempre qui in Sicilia per parlare di funghi ed asparagi. Io, come sempre, ho catturato un po' di gente. Salve, lei è mai andata a funghi o a asparagi? Diciamo ad asparagi. Ad asparagi? Sì, ma sì. Quanto è esperto? È esperto? Eh beh, sono un agronomo, quindi lo devo essere per forza. E secondariamente perché ho un'azienda in biologico e quindi la coltivazione è spontanea, grazie alla mancata utilizzazione di ogni prodotto chimico che distrugge questi prodotti, e quindi li ho spontaneamente in azienda. Ecco. Alla grande, bravissimo. Invece lei andava alla ricerca di funghi o asparagi? Asparagi di meno. E funghi, esperto? Come no, certo, sono esperto, ho fatto anche il corso o così per il tesserino. Ah, perché ci vuole il tesserino? Certo, ci vuole il tesserino, in Sicilia ci vuole il tesserino. E quindi... La ringrazio, gentilissimo. Prego, prego, prego. Invece lei è andata alla ricerca di funghi e asparagi? No. No, però mi piacciono tantissimo i funghi, sì? E li mangio volentieri. Ah, se li mangia, sì. La ringrazio, gentilissimo. Invece per questa bella signora, lei mai andata alla ricerca di funghi? No, cercarli no, però li consumiamo, li compriamo, sì? Da gente del posto, che poi facciamo controllare i funghi da dei micologi che ci li certificano. Gli asparagi la stessa cosa. Ma lei non ci va alla ricerca? No, li cuciniamo e non li nostra cucina e basta. Sì. La ringrazio, ok, Licia, da questo meraviglioso convento è tutto. Io ti do la linea sempre da Nino. E salvo e tutta questa bella gente siciliana. Ciao, ciao Licia. Ciao Licia. Grazie Nino, un saluto agli amici della Sicilia. E per parlare di funghi e non solo è venuta a trovarci Maria Tulli, micologo del Gamel di Ostia. Ciao Maria. Buonasera Licia, come stai? Grazie di essere venuta qui con Grazie noi. Grazie a voi. Allora, partiamo dall'inizio. Sì. Che cos'è un fungo? Le persone non lo sanno, ma è un fiore? No. Cos'è? Un fungo era classificato nel mondo vegetale fino all'inizio di questo secolo. Mm. Poi ci si è accorti che invece contiene delle sostanze che non appartengono completamente al regno vegetale né completamente al regno animale. Quindi è stato creato un regno apposito, il regno fungi. Mm. E sono... Quindi non è un vegetale? Assolutamente no. Tant'è che la sua componente principale come nutrizione sono le proteine. E a che cosa servono i funghi? Tu mi direi, che domanda strana, però le persone dicono i funghi servono per essere mangiati. E no, i funghi invece servono per mangiare loro. Mm. Cioè hanno una funzione. Loro sono dei divoratori. Sono dei divoratori, sono degli organismi consumatori, decompositori si chiamano. Cioè significa che i funghi decompongono tutte le sostanze organiche presenti in natura, dagli insetti morti, agli alberi morti, alla cellulosa, e le decompongono in maniera tale da ridurle in uno stato più digeribile per i batteri che poi finiscono l'opera. Allora se sono dei pulitori dovremmo avere un mondo completamente sommerso da funghi. Beh no, perché comunque l'equilibrio naturale fa sì che le sostanze vengano messe a disposizione dei funghi per un certo periodo di tempo, e poi perché ci sono le stagioni, quindi i funghi nascono in tutto l'anno, durante tutte le stagioni ci sono funghi diversi per ogni stagione. Allora, e per raccogliere i funghi, diciamolo subito, bisogna avere un patentino. Non in tutte le regioni d'Italia. Ah, non in tutte le regioni d'Italia, però la maggior parte delle regioni ha legiferato in questo senso. Il Lazio soprattutto ha necessità di
rilasciare un patentino, un tesserino che viene rilasciato al termine di un corso di base. Ma perché serve il patentino? Per proteggere i funghi o per proteggere chi li raccoglie dal pericolo veleno? Principalmente per proteggere chi li raccoglie. Dal pericolo veleno? Dal pericolo veleno. Considera che il corso comunque è un corso di base, un corso molto blando, molto, molto breve, in cui si cerca di dare quelle direttive basi per cui una persona che va a funghi non lo faccia con incoscienza. Questo è quello che cerchiamo di fare. Allora, qui abbiamo portato una serie di funghi favolosi, alcuni addirittura li hai raccolti tu ieri sera, è vero? Ieri mattina, in effetti di notte non è proprio ideale andare alla ricerca di funghi. No. Voglio ricordare che queste sono delle riproduzioni e sono perfette. Voglio ringraziare Guglielmo Covarelli, che appunto non è più qui con noi, ma è stato un grande artista e ancora ricordiamo queste creazioni. Esattamente. Molto apprezzate, soprattutto quando i funghi non ce li abbiamo davvero. Questi non si vede neanche la differenza, però insomma questi sono delle riproduzioni. Che funghi sono questi? Questa è una armillariella mellea, il classico chiodino, quello che viene raccolto comunemente, consumato comunemente. Quello invece è un altro fungo simile, con il quale viene confuso, però quello è tossico e questo è commestibile a patto che sia ben cotto, che sia ben bollito. Le differenze, a parte la taglia del fungo, consistono in questo anello membranoso molto robusto, mentre l'altro ha sì un anellino ma molto leggero, molto che si disfa praticamente quando il fungo si apre. Senti, però tutti i funghi sono un po' tossici. Dicono tutti i funghi sono velenosi. Non è esatto così, non è vero che tutti i funghi sono tossici. È vero che i funghi contengono delle sostanze che sono difficilmente digeribili, questo è vero. E alcuni contengono delle tossine, altri non contengono tossine, ma per esempio contengono cellulosa, contengono chitina, contengono altre sostanze che l'organismo umano fa fatica a digerire. Quindi uno non può mangiarsi anche di un fungo buono una quintalata di funghi, perché sennò sta comunque male. Assolutamente. Apprezzarne il sapore, però sempre in dosi controllate. In dosi molto controllate. E non solo, c'è la brutta abitudine purtroppo di mangiare funghi che sono deteriorati, perché quando trovano i cercatori vanno in cerca di funghi e trovano il porcino non si butta, per definizione il porcino non si butta. Che il porcino è questo? No, non ce l'abbiamo oggi. Io non sono un'esperta di funghi, si capisce. Il porcino è funghi. Però, vabbè. Questo infatti è un fratagliolo. Non li vado a cercare perché metterei a rischio. Purtroppo, come avevamo detto prima, la gran parte delle componenti del fungo sono le proteine. Sì. E come tali, quando si deteriorano, sviluppano cadaverina. Quindi sviluppano una sostanza tossica. Quando portiamo a casa i porcini, per esempio, in una busta di plastica e non in un contenitore areato come prevede la legge, la busta di plastica fa condensa, quindi quel fungo si deteriora, poi ci fa male, ma non è il fungo che è tossico, sono le sostanze che ha sviluppato per il nostro cattivo comportamento. Quindi bisogna saperli gestire, mantenere. Insomma. Esattamente. Quindi il fungo, una volta raccolto fresco, dopo quanto va mangiato? Dipende dalle specie, ci sono funghi che si conservano di più, funghi che invece sono assolutamente deteriorabili e quindi vanno consumati più in fretta. Stagione per i funghi? Tutto l'anno. Perché appunto uno dice alcuni nascono magari in autunno, altri in questa stagione. Altri in questa stagione. Tu hai raccolto questi. Sì, esatto. Allora, e questi bruttoni qua? Questi bruttoni qui sono uno dei migliori funghi commestibili che io conosca. Sinceramente, a vederlo uno non è che dice quanto è invitante, potrebbe essere tipo un fungo velenoso, invece è uno dei più buoni in assoluto. Sì, però anche questo presenta delle tossine che sono termolabili e quindi questo fungo, per essere perfettamente commestibile, va cotto molto molto bene. È la classica spugnola, si chiama morchella rotunda in questo caso, ma è la classica spugnola. Nella mia scala personale dei valori culinari questo sta a uno dei primissimi posti, più in alto del porcino sicuramente. E poi velocemente invece questi che altri funghi allora, sono? Allora, qui abbiamo la classica mazza di tamburo, Macrolepiota procera. Buona. E questa più o meno la conoscono tutti, è riconoscibile facilmente per questo anello scorrevole, vedi? E per questa decorazione del gambo che fa queste strisce. Sì. Poi abbiamo qua tre amanite. Sì.
una perfettamente commestibile, anche cruda, perché è l'amanita cesarea, quindi l'ovulo buono, sì, e lo possiamo consumare come ci pare. Queste due invece sono due amanite mortali, ecco, velenose mortali. Che la forma praticamente è identica, la cambia il colore. La forma identica, cambia il colore e questa è l'amanita falloides, la famigerata amanita falloides, e questa è amanita verna, ancora più subdola perché è completamente bianca e si trova facilmente in concomitanza con degli agarici, che sono questi. E molta gente, specialmente qui nel Lazio, nelle nostre pinete litoranee, si trova in primavera, si trova l'amanita verna e si trova Agaricus silvicola, che è molto molto simile. Basta tagliare il fungo qui, sì, e perdiamo quel carattere determinante che è la volva. Vabbè, quindi, insomma, io direi che uno deve raccogliere funghi solo in compagnia di un grande esperto. Oppure rivolgersi alla ASL e farmi determinare dall'micologo della ASL. Ah, c'è un servizio gratuito. Quindi uno li può raccogliere e poi, ecco, questa è una cosa che non sapevamo, preziosissima. Sì. Rimani qui che vogliamo far entrare la nostra esperta nutrizionista Serena Capurso, che è tornata a trovarci. Mi metto in mezzo io, in mezzo alle due mega esperte di funghi. Grazie, grazie Serena. Allora, valori nutritivi del fungo. Ha già anticipato lei prima qualcosa. La componente principale dei funghi è l'acqua, sicuramente. Sì. Quindi dal punto di vista calorico possiamo dire che è un contenuto piuttosto basso, quindi vanno uno bene. Uno che fa la dieta va bene, però abbiamo anche detto che non può mangiarne troppi. Esatto. Non se ne possono mangiare troppi in generale, a prescindere da diete o non diete. L'altra componente importante è quella proteica, quindi c'è una componente proteica di circa il 5% e poi una piccolissima percentuale di grassi e poi i minerali. Quindi possiamo inserirli all'interno della dieta in modo variato, però non esagerare né con la quantità ogni volta che li andiamo a consumare, sì, né con la frequenza. Io consiglio di inserirli per variare sempre, quindi anche per creare delle ricette che possano essere diverse e non abituarsi sempre allo stesso tipo di alimento. Però ovviamente, ecco, non da consumare tutte quante le settimane, decisamente no. E non c'è una differenza tra il tipo di fungo, non è che c'è un fungo più leggero, un fungo più pesante? Sì, esistono, sì, funghi più digeribili e funghi meno digeribili. Qual è, sì, più digeribile? Più digeribile sicuramente, tra i più digeribili c'è il classico champignon, quello che compriamo, che è un Agaricus bisporus, ma anche il prugnolo che è lì davanti, che è una Calocibe gambosa, è molto digeribile, ma anche il classico pioppino, che qui non abbiamo. E funghi che possono essere consumati addirittura crudi, pochissimi funghi possono essere consumati crudi e comunque sempre in piccolissime quantità. Allora io vi invito ad accomodarvi per adesso. Grazie. Perché raggiungo il nostro Alessandro Polinori, che dal mondo del web ci dice. Sì, innanzitutto volevo ricordare i nostri contatti per i nostri telespettatori. Chi volesse suggerirci dei temi, mandarci dei filmati o delle informazioni, può scriverci ad info@animalieanimali.it o magari mandarci un bel filmato via WhatsApp al numero 393 77 15 277. Sì. Ciò detto, dai funghi nasce il nuovo polistirolo bio, una notizia curiosa che proviene dal web. Praticamente è stato creato questo nuovo materiale biologico ottenuto da funghi nutriti con scarti agricoli ed alimentari, quindi un qualcosa di assolutamente in linea con il riciclaggio dei nostri rifiuti, no? Per praticamente vengono utilizzati paglia di riso, segatura, fondi di caffè, bucce di frutta. Tutto ciò viene introdotto in dei sacchi, sterilizzato, e poi vengono messe delle spore di funghi. Questi funghi crescono e tutto questo composto misto tra funghi e questi scarti alimentari viene poi tritato, gli viene data una forma e viene, pensa un po', essiccato a 90 gradi. E poi abbiamo praticamente dei contenitori che sono impermeabili, diventano una sorta di polistirolo e sono anche resistenti al fuoco. Quindi è un modo per non buttare via nulla e sfruttare anche questa cosa i nostri amici funghi, decisamente. Continuiamo a parlare di buon cibo e come per magia nel frattempo è entrato un nuovo tavolo. Questa volta protagonisti sono gli asparagi e quindi chiedo ancora alla nostra Maria
di raggiungermi. Allora, asparagi, però dobbiamo dire, questi che sono bellissimi sono asparagi selvatici. Sì. Questi che conosciamo tutti sono asparagi che si comprano normalmente nei negozi. Differenza tra questi due asparagi? Da un punto di vista nutrizionale praticamente nulla. Da un punto di vista del gusto c'è un abisso totale, nel senso che questo è un gusto molto forte, decisamente robusto, mentre gli asparagi, quelli che compriamo normalmente, sono delle verdure più dolci. Quindi queste si prestano più a ricette più elaborate di supporto. Poi sono anche facili da raccogliere, se uno vuole farsi la passeggiata, un po' come dicevamo prima per i funghi, in questo caso non ha il problema che non li, per riconoscerli, cioè si riconoscono facilmente. Non ci sono problemi per riconoscerli, assolutamente. Non ci sono degli esemplari velenosi simili agli asparagi selvatici? No, assolutamente. Ci sono dei turrioni che vengono raccolti in primavera, che sono altri turrioni. Il turrione è questo, cioè l'asparago è esattamente la parte iniziale della pianta che nasce direttamente dalla radice, sì, e con questo andamento così cilindrico e chiuso. Questo si chiama turrione, non è l'unica pianta che si riproduce in questo modo, e ce ne sono altre, ma sono per la maggior parte commestibili, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Però tu hai detto, quando hai detto non è così difficile come i funghi, subito ha fatto così con la testa. Sì, ho fatto così con la testa. Perché l'avrà raccolte lei? L'ho raccolta. Ecco, io, quindi dicevo, faticato, altro che facile. Non è difficile riconoscerli e non è difficile neanche individuarli, nel senso che uno vede la pianta da lontano. Ripeto, questo è il getto nuovo della pianta, quindi io a fronte di ogni getto ho una pianta madre che vedo anche da lontano. Il problema è che queste piante non nascono esattamente dietro l'angolo, nascono nelle campagne, là dove la campagna è lasciata incolta, nelle spallette umide, e quindi bisogna camminare molto. Vabbè, si fa sport, movimento. Esatto. Serena, raggiungimi di nuovo, perché vogliamo sempre parlare anche del valore, no? Nutrizionale dell'asparago. Abbiamo detto che comunque il fungo non ci fa ingrassare, consumato in maniera giusta e intelligente fa anche bene alla nostra salute. L'asparago vale la stessa cosa, cioè il contenuto calorico è piuttosto ridotto, quindi lo possiamo inserire all'interno di ogni dieta variata. Tra l'asparago selvatico e quello coltivato le proprietà sono molto simili. Quello che spicca è sicuramente il potere diuretico di questo tipo di vegetale. Quindi ovviamente dobbiamo fare attenzione, soprattutto per quelle persone che o già per problematiche cliniche usano diuretici, oppure che hanno la pressione particolarmente bassa. Loro non devono esagerare con il consumo di questa. Però insomma, in genere tutti vogliamo, anche se non abbiamo ovviamente problemi di salute, vogliamo depurarci per perdere l'acqua, l'asparago è molto indicato a questo punto. Assolutamente sì. Però non c'è in tutto il periodo dell'anno. No, l'asparago è prettamente primaverile, è la parte riproduttiva della pianta. La pianta si rinnova così ogni anno, e se tardiamo anche soltanto pochi giorni a raccogliere il turrione, questo poi si allarga, si apre e quindi diventa poi la pianta così come la conosciamo da adulta, quindi sviluppa. Una curiosità, se posso. Sì. L'asparago, l'asparagina, non è quello che noi vediamo, la parte aerea della pianta, non sono foglie, ma sono rami modificati. Le vere foglie dell'asparago sono queste che sembrano quasi qua. delle piccole spinette. Queste sono le vere foglie dell'asparago, perché quello che sviluppa la pianta, la parte aerea, tutta quella parte che punge dell'asparago, quelle in realtà sono foglie, sono fusti modificati che servono per assorbire meglio l'umidità e per fare la funzione clorofilliana. Allora, Serena, un'altra cosa ti dovevo chiedere, perché sicuramente interpreto la curiosità di molte persone che ci seguono. Quando uno mangia gli asparagi, entro pochissimo, se deve fare pipì, si sente un odore molto forte, molto acre, subito lo riconosciamo. È un odore che cosa forte vuol dire? Che non deve spaventare assolutamente, è normale. Sono le sostanze presenti all'interno dell'asparago che una volta metabolizzate vengono scisse, e quindi una volta che noi andiamo in bagno purtroppo viene creato questo odore, ma ripeto, non è nessun tipo di problema, anzi più l'odore è forte dopo aver mangiato degli asparagi, più è segno che i nostri reni stanno funzionando in modo giusto, quindi stanno eliminando le tossine. Dobbiamo essere felici, insomma. Va bene, allora
Di nuovo raggiungo Alessandro per un aggiornamento dal web. Mi hai detto che con i funghi si fa il polistirolo. Adesso cosa mi dici con gli asparagi? Beh, innanzitutto suggerisco ai nostri amici telespettatori di mettere un bel mi piace alla nostra pagina Facebook per essere sempre aggiornati. Sì, mi raccomando ragazzi, mi piace, andate su Animali Animali, che veramente ha un grande movimento. Ci sono anche tutte le nostre ricette e tutte le cose che facciamo e diciamo all'interno del programma. Certamente. E poi dalla nostra pagina animali.it appunto una notizia in tedesco, praticamente l'asparago europeo è un nuovo mercato, un nuovo fronte molto importante, perché ci sono dei prodotti agricoli in grande calo, mentre in Europa sta crescendo tantissimo la produzione e la coltivazione di asparagi. Nello specifico, ad esempio, in Olanda negli ultimi 15 anni la superficie coltivata è passata da 1200 a 3300 ettari. Il maggior produttore europeo è la Germania, dove c'è il famoso Spargel in tedesco, che segna un più 22%. Tutto questo mentre quelli che erano i principali produttori mondiali, come il Perù e il Messico, stanno diminuendo fortemente la loro percentuale di terreno coltivato ad asparagi. Quindi diciamo c'è una possibilità per i coltivatori europei di trovare un nuovo mercato, non solo per il consumo casalingo ma anche per la ristorazione, perché sono sempre più le persone che richiedono piatti a base di asparagi, in questo caso chiaramente gli asparagi coltivati e non quelli più saporiti che si vanno a cercare nei nostri boschi. Vabbè, ma mi piacciono anche quelli buonissimi, coltivati. Buonissimi, sono favolosi. Valentino Spadoni, il nostro saggio, sentiamo che cosa dice in quanto sui funghi saggio, asparagi, non ma lo sui so. Funghi mi viene da dire che, visto che sono così importanti anche perché puliscono l'ambiente, che dovremmo imparare appunto a non cogliere quelli che poi non possiamo mangiare. Come al solito dobbiamo essere difesi da noi stessi, quindi suggerisco dei controlli. Tipo così, lei ce l'ha il patentino? Bah, sotto al fungo qualcuno. Magari fossimo così efficienti. Fra poco qualche ricetta deliziosa con funghi e asparagi. Ci fermiamo per un istante, poi mi raccomando organizzatevi e prendete nota, rimanete con noi. Allora prendiamo nota, vi stiamo dando delle ricette favolose in compagnia sempre del nostro micologo Maria Tulli e della nostra nutrizionista Serena Capurso. Allora Maria, cosa abbiamo portato? Un antipasto qua. Abbiamo portato due antipasti, abbiamo portato delle tartine con formaggio e crema di asparagi fatta con gli asparagi selvatici e pinoli, poi abbiamo portato dei funghetti sott'olio, questi in particolare sono funghi prugnoli, quindi funghi primaverili che si trovano qua. Adesso, esatto. Sì. E poi abbiamo la classica frittata con gli asparagi. Cioè secondo te questi sono tutti antipasti? Cioè una volta che ho mangiato hai ragione. No, questo è un altro secondo. Però volendo sì, quello è un secondo, è la classica frittata con asparagi. Allora prima del secondo direi che possiamo passare al primo. E questo è un risottino con le trombette da morto. Altro fungo eccezionale nella mia scala dei valori personali, al secondo primo o secondo posto, perché sono eccezionali, chiamate il tartufo dei poveri. Se perché poi, quindi costa anche poco? Costa niente. Non perché costa lo trovi soltanto in natura. E sono questi? Sono quelle lì, però. Sono secche, perché quelli sono funghi autunnali, quindi ho io capito. Non li avevo freschi quindi in casa. Quindi uno li compra... Non si comprano, è difficile trovarli da non comprare. Non ne azzecco una qua, io con i funghi. Si comprano! Allora, l'invito è ad andare nei boschi. Imparare a guardarli i boschi, a vedere i funghi, ad apprezzarli in tutte le loro sfumature. Ci sono i ristoranti buoni... dove li fanno? No. Neanche quello, no, però perché... io andavo al ristorante. No, ti spiego perché. Perché, ecco, le trombette, guarda, sta passando la foto in questo momento. Il ristoratore che dovesse far consumare funghi ai propri clienti dovrebbe avere un patentino che ne accerta, che ne attesta la capacità di riconoscerli su qualsiasi fungo lui serva ai clienti. Passiamo oltre. Questa è una torta rustica fatta con delle russule. Le russule sono dei funghi che comprendono parecchie centinaia di specie, ma queste sono state fatte con due specie particolari che sono molto molto buone. Anche queste sono autunnali, quindi provengono dal mio freezer. Ah, ecco che si conservano. Però la ricetta semplicissima che vi diamo è la crema di asparagi, perché si fa come?
Si fa semplicemente saltando in padella gli asparagi selvatici, ma proprio pochi minuti, vi accorgerete che saltandoli in padella cambiano subito colore, da bruno rossiccio che sono diventano verde brillante, quando sono diventati verdi sono pronti. Si frullano nel frullatore con olio, sale, pepe, un pochino di pinoli ed è fatta. Che fame! Che bene. Serena, come lo definisci questo piatto? Come li definisci questi piatti? A parte profumatissimi, direi che la cosa che mi è venuta in mente è che sia la crema di asparagi sia la frittata con gli asparagi possono essere dei modi per far mangiare anche i bambini che hanno difficoltà spesso e volentieri a mangiare le verdure, insomma farli avvicinare a questo tipo di alimento. L'abbinamento con l'uovo io lo faccio utilizzare spesso e volentieri perché magari mischiando i sapori riescono ad apprezzarli un pochino di più. Certo. Vale lo stesso per la crema, ovviamente. Buonissima con queste tartine. E poi risotto non ne parliamo, che questa è una cosa che proprio bisogna farla fare solo da Maria. No, non è vero, è un risotto normalissimo, fatto con il solito scalone. Come si fa il risotto? Come preferisci fare il risotto? Con l'aggiunta di questi funghi che ti invito caldamente ad andarli a cercare perché sono, si trovano in notevole quantità e sono molto riconoscibili. Va benissimo, allora, Valentino. Perché è importante riconoscere i funghi di cui abbiamo parlato in questa puntata? Come vediamo? Ah, con un attimo, eccolo qua. Che silenzio, allora ti piacciono i funghi che ho colto? Dovevi vedere che bel colore rosso avevano. Ma quanto è pericoloso? 10 secondi. Se uno non è esperto di funghi. Molto pericoloso. Quindi a fare attenzione. Molto pericoloso perché alle volte anche il raccoglitore più esperto, che crede di essere più esperto perché magari sono anni che va funghi, nella fretta magari trova degli esemplari vicini che possono essere confusi, per esempio a Manita Verna con Agaricus silvicola, mette nel cesto e poi va a casa e solitamente passa il cesto alla moglie che non sa niente di funghi. Quindi se lui avesse l'accortezza di pulirli lui e di riguardarli lui, magari si accorgerebbe, la moglie no. E ma quindi... aspetta un attimo, io invece faccio la moglie esperta di funghi, torno a casa, il marito non capisce niente di funghi, per cui lo devo fare io, mettiamola così. Grazie a Maria Tulli, a nostra Serena Capurso, grazie a voi che siete stati in nostra compagnia, ci vediamo la prossima volta, ciao.